Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa sera parliamo di un tema davvero particolare che sembra non riguardarci tutti, ma che invece è sempre al centro di grande curiosità. Ecco, perché la curiosità che noi giornalisti dobbiamo avere si accende quando si parla di cose che sono un po' misteriose, che sono insomma in parte raccontabili, in parte no. E allora, grazie a un libro, a un lavoro, l'ultimo di un importante personaggio della nostra regione, questa sera stiamo qui in studio e con un ospite molto importante collegato a parlare di spionaggio. Il libro si chiama Spycraft Revolution, lo ha scritto il professor Antonio Teti, che è, oltre ad essere responsabile per la sicurezza dell'Università d'Annunzio, è anche docente nello stesso Ateneo e saggista più volte con contributi molto interessanti e apprezzati su questo tema, e soprattutto è un nostro amico, un abruzzese, un anche più volte sentito nelle nostre trasmissioni e nei nostri studi. Io lo ringrazio e lo saluto, professor Teti, ben rivisto. Con lei presenteranno il libro due ospiti molto illustri. Il primo è in studio qui con noi, lo ringraziamo particolarmente perché non è usuale che vi sia una presenza di così alto livello istituzionale in una trasmissione televisiva. È il prefetto di Chieti, dottor Armando Forgione, buonasera. Buonasera a voi. E grazie appunto per aver accolto il nostro invito. L'altro è un ospite internazionale, anch'egli di grande prestigio e di un straordinario curriculum, che è Robert Gorelick, collegato con noi via Zoom, ex capo della CIA in Italia. Buonasera, dottor Gorelick. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, Spycraft Revolution, l'ultimo libro di Antonio Teti, edito da Rubbettino, il sottotitolo è Spionaggio e servizi segreti nel terzo millennio, appunto con una prefazione di Robert Gorelick e la presentazione di Mario Caligiuri. Io chiedo subito ad Antonio Teti qual è la genesi di questo lavoro, che si inserisce in su una linea di studio, di approfondimento che lei da anni coglie sia nella sua attività professionale sia nella sua passione di saggista, insomma nell'analisi del mondo dell'intelligence e della sicurezza in generale. Intanto perché oggi si parla molto anche di servizi, se ne è parlato addirittura fino a prospettare la candidatura della presidente dei servizi, della direttrice dei nostri servizi a capo dello Stato. Si parla di servizi anche in questi giorni, in queste ore, perché la diplomazia non soltanto lavora sui canali ufficiali per quel che riguarda le situazioni di tensione internazionale, pensiamo a quanto sta accadendo tra l'Ucraina e la Russia. Insomma, i servizi sono sempre, per quanto appunto poco se ne possa e se ne debba parlare, sono sempre un tema di attualità. Non vogliamo parlare del Mancini e Renzi Gate, ma insomma sono tanti spunti di cronaca che man mano ci incuriosiscono. Ecco, ma questo libro credo nasca per averlo anche in parte sfogliato, professor Teti, anche dalla volontà di raccontare una profonda trasformazione nel corso dell'intelligence, che non è più quella iconica dello 007, di George Smiley, di questi personaggi che dovrebbero mimetizzarsi utilizzando occhiali scuri e impermeabili col bavero alzato con il giornale sotto braccio, ma è qualcosa di molto più complesso e di molto più sofisticato ai tempi nostri. Beh sì, certo, sicuramente l'immagine che un po' tutti abbiamo, ecco, diciamo che nell'immaginario collettivo i servizi segreti sono sempre un po' visti con quella che da decenni, da anni è un po' una rappresentazione letteraria e cinematografica. E quindi quando si parla, ecco, di servizi di intelligence o di servizi segreti, vengono sempre evocati questi scenari. In realtà è tutto completamente diverso da quella che è un po' la fiction e la letteratura in genere sull'argomento. E le agenzie di intelligence svolgono un lavoro straordinario in termini di
sicurezza del paese, ma soprattutto anche di tutela di quelli che sono gli interessi di ogni singola nazione. Purtroppo molto spesso non si riesce bene a intercettare, qui necessariamente voglio fare un po' un mea culpa diciamo di quello che è un po' il nostro paese, perché molto spesso le agenzie di intelligence vengono sempre evocate per diciamo eventi o situazioni che il più delle volte non hanno nulla a che vedere con le attività che si svolgono, ma che molto spesso, come dire, forniscono una chiave di lettura completamente errata e finalizzata un po' a una illustrazione piuttosto brutta delle nostre agenzie. Ecco, sulla base anche di questa premessa, io ho deciso di realizzare quest'ultima opera cercando di disegnare un percorso su come le agenzie di intelligence, non solo nazionali ma a livello mondiale, si stanno trasformando. E quindi, se fino a qualche decennio fa esse svolgevano un'attività sempre comunque mirata alla ricerca di quelle informazioni che poi dovevano essere trasformate in quello che viene definito un prodotto di intelligence per capire un po' gli scenari, soprattutto per consentire ai vertici di un governo, di un paese, di saper identificare le migliori decisioni da assumere in quel particolare momento. Ecco, a fronte di ciò, diciamo che le agenzie hanno subito un po' uno stravolgimento in termini di metodologie e anche di competenze. Tutto questo perché? Perché sostanzialmente, come ben sappiamo, oggi il più grosso contenitore di informazioni è dato proprio dal mondo virtuale o cyberspace o cyberspazio. E quindi, ecco, l'immagine oggi dell'operatore di intelligence, pur mantenendo quelle competenze che sono sempre storiche e tradizionali, come la human intelligence, che è finalizzata alla raccolta di informazioni attraverso relazioni interpersonali, ecco, a queste tradizionali metodologie ancora oggi condotte bisogna affiancare quelle del mondo virtuale. E io peraltro ho scritto anche un testo proprio su una specifica metodologia di raccolta di informazioni all'interno del mondo virtuale, che si intitola appunto Virtual Unit. Ecco, oggi la human intelligence viene condotta anche, e per certi versi diciamo in forma anche corposa, all'interno del mondo virtuale. Questo perché? Perché in realtà il mondo virtuale, quindi il web e i social, rappresentano a livello mondiale il più grosso contenitore di informazioni, e quindi tutte quelle informazioni che un tempo venivano raccolte attraverso l'utilizzo di operatori di intelligence sul campo, oggi è possibile raccoglierne tantissime utilizzando proprio la rete, raccogliendole attraverso i social, attraverso il mondo virtuale. Quindi questo testo è un po' una sorta di percorso di come i servizi segreti si siano trasformati e come questa trasformazione sia ancora in corso, e di come, sempre a livello mondiale, questo processo stia anche un po' trasformando le competenze e le professionalità degli operatori di intelligence, che è un aspetto, diciamo, piuttosto importante, evidenziando anche, e non ultimo per importanza, le difficoltà che le agenzie di intelligence stanno affrontando sul piano della raccolta delle informazioni vere, ovvero di quel lavoro corposo enorme che poi un po' tutti facciamo nel cercare di distinguere l'informazione dalla disinformazione. Eh sì, e questo è un po' anche il lavoro di noi giornalisti, e quindi è il grande tema su cui ci si confronta nel mondo della comunicazione. Ma proprio partendo da questo presupposto, insomma, il fatto che le informazioni sono sempre più legate alle banche dati, ai big data, a tutto ciò che si trova nel grande e oscuro, per certi versi, mondo della rete, con la maggiore o minore consapevolezza che ciascuno di noi ha anche nel disseminare queste informazioni, vorrei coinvolgere il dottor Gorelick, perché a questo processo, come scrive giustamente nel suo saggio Teti, si risponde in qualche modo da parte dei governi attraverso una
privatizzazione di alcune attività legate all'intelligence. Non c'è una formazione nei funzionari dei servizi abituati, insomma, alle vecchie discipline, a una formazione un po' diversa, nel cimentarsi con la rete. Allora queste attività spesso vengono appaltate e privatizzate. Ecco, quali sono i punti positivi e i punti negativi di questo processo che sta attraversando in tutti i governi, mi pare di capire, il mondo dell'intelligence? E poi le volevo anche chiedere se, per esempio, l'Europa possa in qualche modo invece mettere a sistema e diventare unione anche dal punto di vista della condivisione delle informazioni, se vuole essere veramente un protagonista nello scenario politico internazionale. Sì, allora, questo vecchio mestiere di intelligence esiste ancora. Come ha detto il professor Itetti, mi è piaciuto molto come ha detto che questo mondo deve affiancare adesso il mondo nuovo, il mondo virtuale. Quindi tutti e due sono complementari. È vero che adesso, a causa di questo mondo virtuale, che c'è un grande ruolo per il settore privato adesso, dappertutto, in Europa, vediamo anche in America da molto tempo. Ci sono molte aziende che fanno, per esempio, all'inizio della guerra in Iraq per gli americani, hanno assunto delle aziende paramilitari, ma questo possiamo sempre chiedere se questo moralmente va bene per un paese di dare questo incarico al settore privato. Però per fare spionaggio c'è un vantaggio di lavorare con il settore privato, perché il settore privato è molto grande, quindi spionaggio e le spie non ce ne sono tante. Elagare un po' questo mondo dà un gran vantaggio, ma ci sono tanti settori dove i due possono lavorare insieme, cioè il governo e le aziende private, anche per una questione di copertura, perché se posso elagare un po' la discussione, questa rivoluzione di cui parla il professor Itetti è enorme, ha cambiato tutto in intelligence da molto tempo. Per l'intelligence offensiva è un gran vantaggio, perché le informazioni ormai sono concentrate, sono in server, in computer, quindi molto più facile da attaccare anche di lontano. Però quando non si può attaccare da lontano, con meno rischio, abbiamo bisogno di gente per andare, per un accesso fisico a sistemi informatici. Quindi molto più facile per questa intelligence offensiva, però per la spia è molto più difficile, perché ormai la spia può essere afferrata o scoperta molto più facilmente con il riconoscimento facciale, per esempio, per tutta la tecnologia di cui parla il professor Itetti. Quindi la copertura deve essere vera, e lì possiamo lavorare anche con le aziende private per fornire una copertura per le spie. L'identità deve essere vera. Io ho detto spesso che all'epoca io cambiavo di identità e di passaporto come si cambia una camicia. Ormai non è più possibile a causa di questa rivoluzione di spionaggio che è il soggetto di questo libro. Certo, certo. Per quanto riguarda invece l'Europa, secondo lei c'è la possibilità che si riesca a allestire un modello condiviso, se non di informazioni, anche di pratiche, perché la potenza ormai sullo scacchiere internazionale e il ruolo sono elementi legati direttamente alla disponibilità del bene più importante che c'è oggi sul pianeta, vale a dire le informazioni. Sì, ma questo presenta un problema diverso, perché in Europa ci sono culture diverse, ma ci sono culture di intelligence diverse anche.
I paesi europei hanno delle culture veramente molto diverse dal punto di vista di intelligence, quindi lavorare insieme sarebbe, io penso, molto difficile. È un po' come fare la difesa europea, è difficile, ne parliamo da tanto tempo, ma non possiamo fare. Dopo ogni paese ha un interesse diverso all'estero. Però c'è un altro problema, perché lei parla soprattutto di condivisione di intelligence, non di creare un servizio unico. E questo presenta un problema perché abbiamo dei servizi collegati, gli americani, gli israeliani, ormai gli inglesi che non fanno più parte dell'Europa. È molto più difficile per loro di condividere delle informazioni, e questa è una parte molto importante dell'intelligence nazionale in paesi come l'Italia, con un'Europa generale, perché l'Europa non può più controllare le informazioni. Quindi dare delle informazioni molto sensibili per un paese straniero, diciamo la Libia così, perché è molto importante per l'Italia. Per gli americani dare questa informazione all'Italia non è difficile, però per dare all'Europa, non voglio nominare i paesi, però paesi che hanno una relazione molto più stretta con la Russia, con la Cina, che possono condividere questi segreti con questi paesi, sarebbe molto difficile per tutti questi servizi collegati. Bene, bene, mi pare una rappresentazione onesta dello scenario internazionale, così come è onesto dire, prefetto Forgione, che l'intelligence italiana è di primissimo livello a livello internazionale. Ecco, ce lo può dire lei che al Viminale ha lavorato in tanti anni prima di arrivare qui a Chieti nella sua esperienza di prefetto, e soprattutto ci può anche spiegare il motivo per il quale, per esempio, il terrorismo di matrice islamica in Italia non ha mai realizzato, per fortuna finora, e si spera non realizzerà mai, un attentato di una così grave portata ed entità, così come quelli che si sono verificati in altri paesi del mondo e anche d'Europa. Ecco, perché l'intelligence italiana è considerata tra i gioielli di questo paese? Guardi, mi fa piacere che lei l'abbia detto lei, perché mi ha anticipato, perché nella discussione che sia il professor Teti che il dottor Gorelick hanno avviato è emerso chiaramente che l'intelligence diventa un qualcosa di cruciale sempre più per la difesa di uno Stato. Spesso però, soprattutto qui in Europa, dobbiamo dirlo, in Italia ho questo brutto difetto, l'intelligence non è vista sotto la luce che meriterebbe. Mi spiego meglio, viene tirata per la giacca, come si dice, buttata sui giornali per vicende che non hanno niente a che vedere con l'intelligence e che sono del tutto come dire, trascurabili, e che invece fanno assurgere alle cronache l'intelligence come qualcosa di problematico, cosa che non è, lo posso confermare anche per esperienza diretta. E devo dire che mi è molto piaciuto il discorso che ha avviato il professor Teti quando ha incominciato a parlare di UMINT. Noi oggi pensiamo che la UMINT sia un qualcosa, quindi la Human Intelligence, sia qualcosa che è stata messa da parte perché adesso si parla di cyber. Questo è un errore che è stato fatto già, il dottor Gorelick mi potrà confermare questa cosa, alla fine degli anni 90, quando si trascurò pesantemente la Human Intelligence a favore della SIGINT, della Signal Intelligence. Poi i fatti dell'11 settembre hanno fatto rivedere questa posizione, si è pesantemente ritornati indietro, rivalutando pesantemente, come ho detto, usando lo stesso avverbio, il sistema che faceva affidamento sulla Human Intelligence. Oggi c'è questo rischio di commettere lo stesso errore. Oggi quello che è importante è far comprendere che la lotta a livello cyber, quindi le battaglie che possono essere compiute anche nel mondo intelligence con l'utilizzo del sistema che viene racchiuso nella parola cyber, ecco, quel sistema è un sistema che deve affiancare, quindi ci vuole una grande professionalità da parte sempre del fattore umano, che è quello principale. Oggi si rischia di avere grandi professionisti dal punto di vista tecnologico, ma scarsi professionisti da parte di quello che poi è l'analisi che deve essere fatta dal prodotto che esce dall'utilizzo della cyber intelligence. Questo
è un fattore che mi preoccupa un pochettino e noto sempre più che ci si, come dire, ci si specializza sempre più nel combattere, quindi nel trovare strumenti che possano far aggredire la rete per poter intercettare possibili minacce, ma poi non c'è nessuno che forse è in grado di fare l'analisi, e l'analisi la fa l'uomo, non lo può fare la macchina. Molti si stanno come dire, industriando nell'individuare sistemi che possono analizzare, no? Tutti i database del mondo, gli algoritmi eccetera eccetera, ma se non c'è l'uomo che fa la sua analisi, io sono di questo avviso, forse apparirò come quello antico, ma penso che il dottor Golic non può che essere di questa stessa opinione, ma purtroppo il professore altrettanto. L'uomo è un qualcosa di insostituibile, e l'uomo, quando intendo l'uomo che ha una esperienza, che ha maturato un'esperienza fatta di campo, quindi di strada, come diciamo noi nel gergo anche di polizia, e poi anche di analisi. Riguardo all'ultimo aspetto, quello un po' più, quella domanda è un po' più difficile, dottore, ma mi invita su un argomento dove in tanti hanno pensato che potesse essere più la fortuna che altro aver aiutato il nostro paese a stare fuori da certi attacchi. Devo dire che noi abbiamo forse pagato caro in un certo periodo della nostra storia il fatto che la posizione geopolitica dell'Italia nel Mediterraneo si prestasse a passaggi di tanti verso l'est o dall'est verso l'Atlantico. Però questo io penso che sia stato un fattore che ha fatto sì che i nostri strumenti, e alludo esattamente alla lotta antiterrorismo, che verso il terrorismo endogeno che noi abbiamo avuto pesantissimo negli anni 70, 80 e anche 90, quella lotta al terrorismo che ha dotato l'Italia di strumenti che hanno permesso all'attività di polizia giudiziaria, questo dobbiamo precisarlo, e poi di converso anche all'intelligence di poter combattere, quell'attività di polizia giudiziaria che attraverso strumenti, io faccio un esempio per tutti, quando nel 2015 ci furono gli attentati in Belgio, in Francia e via di seguito, scoprirono in tanti come in Belgio, faccio un esempio, non ci fosse quella legge che permetteva alla polizia giudiziaria di entrare in un edificio e di perquisire tutti gli appartamenti indipendentemente dal fatto di conoscere dove il terrorista si fosse o i terroristi si fossero rifugiati. Noi questa legge ce l'abbiamo dal 78, è una legge che ci ha permesso di fare un'attività di polizia giudiziaria, ma dico un'altra cosa ancora peggiore: quando poco fa si parlava di collaborazione tra paesi europei, noi non ci dobbiamo dimenticare, io ho fatto parte del gruppo terrorismo a Bruxelles lontano ormai 97-98, e nel gruppo terrorismo a Bruxelles, quando l'Europa era a 15 paesi, non a 27 come oggi, nell'Europa a 15 c'erano 5 paesi che si rifiutavano di mettere a disposizione le banche dati e si rifiutavano di mettere a disposizione le liste passeggeri degli aerei. E di fronte a queste cose noi poi ci siamo arrivati, mi pare l'anno scorso o 2 anni fa, a trovare una legge a livello europeo che potesse far sì che ogni paese conoscesse quali sono i passeggeri di un aereo. Ecco, come vede, certo, arrivare poi all'intelligence è un passaggio successivo, e quindi il dottor Gole giustamente ha posto l'accento sul fatto che nel mondo dell'intelligence parlare di unificazione tra paesi è praticamente impossibile. Una conversazione molto interessante quella che vi stiamo proponendo, cari telespettatori, ma la riprenderemo tra pochissimo, subito dopo una brevissima pausa. Allora, siamo tornati in studio, stiamo parlando dell'ultimo saggio del professor Antonio Teti, Spycraft Revolution, come cambiano i servizi segreti, come cambia lo spionaggio nel terzo millennio, e si diceva appunto sì, che è la più rilevante quantità di informazioni ormai si reperisce in rete. Questo è un dato di fatto. C'è da dire che insomma si reperisce perché qualcuno la va a cercare, ma si reperisce perché noi la lasciamo, professor Teti. Noi che siamo così gelosi della nostra privacy, che insomma siamo sempre attenti affinché tutto ciò che ci riguardi non venga esposta a una platea ampia di persone, però noi che siamo ancora però così esibizionisti quando ci mostriamo sui social, quando
più o meno consapevolmente rilasciamo determinate informazioni. Ecco, c'è una piena consapevolezza dei rischi che si corrono, pur insomma, nello svolgere attività assolutamente lecite, rispetto all'uso che poi qualcuno potrebbe fare di queste informazioni? E fino a che punto i servizi stessi ci tutelano da questi abusi, da tutto ciò che avviene quando i nostri dati non sono più soltanto i nostri dati privati? Allora, diciamo che la domanda viaggia un po' su due binari. Sul piano della consapevolezza, che noi tutti siamo i primi trasgressori della nostra privacy, è un dato di fatto. Allora, dico trasgressori perché noi non siamo soltanto fruitori delle informazioni presenti nel mondo virtuale, ma siamo i principali fornitori e quindi banalmente in barba alle due leggi, una nazionale e una europea, che tendono appunto a tutelare la nostra privacy ad ampio spettro. Voglio ricordare che la 196 del 2003, meglio nota come legge sulla privacy, è stata penso la prima norma a livello certamente europeo a identificare quei punti nevralgici che poi rappresentavano i pilastri della tutela della nostra privacy. Questa legge è stata poi integrata all'interno del GDPR o legge 2016-976, meglio nota come GDPR o GDPR, come dir si voglia. Allora, quindi in barba a queste due norme, ripeto, una nazionale e una europea, che tendono appunto a tutelare la nostra privacy, in realtà noi non facciamo altro che fornire sistematicamente, ripeto, facendoci un danno diretto personale, non facciamo altro che fornire informazioni che vanno ben oltre la nostra privacy. Ora, io non voglio semplicemente fare il solito esempio che si fa da tempo sul fatto che uno va in vacanza, scriva sui social dove va in vacanza, per quanto tempo, facilitando attraverso questa informazione la vita ai rapinatori, insomma la malavita organizzata o meno. Io voglio fornire un ulteriore spunto di riflessione, cioè se io inserisco sul mio profilo social, ad esempio Facebook, quello che mi piace fare, quali sono i miei interessi, quali sono i miei gusti, i miei hobby, le mie caratteristiche, fin anche le mie immagini o una serie di immagini, poi non posso stupirmi se tutte queste informazioni vengono raccolte e incrociate tra loro per fornire quello che viene definito un prodotto di intelligence. E allora, nel momento, e qui cito i recenti casi di YouPorn, che in questi mi sposto un attimino su un ambito un po' diverso, allora dobbiamo stare attenti a quello che noi mettiamo nella rete, quindi non possiamo poi stupirci se queste informazioni vengono utilizzate contro di noi. Detto questo, l'aspetto fondante su cui ragionare in termini di privacy è quello della cultura. Noi dobbiamo imparare una volta per tutte, perché è una cosa che dico da anni in aula, in università e agli eventi a cui partecipo, noi dobbiamo imparare a conoscere gli strumenti tecnologici che utilizziamo. E quindi internet, il cyberspace, i social possono rappresentare uno strumento straordinario in termini di attività ludiche, ma attività professionali, lavorative, ma al tempo stesso possono anche rappresentare uno strumento altamente dannoso. Quindi dobbiamo imparare a conoscerlo e a saperlo utilizzare. E rivolgo un appello in termini anche di famiglie, perché è all'interno delle famiglie che si consuma, diciamo, questo spettro della diffusione delle informazioni, perché i nostri figli non fanno altro che seguire i nostri esempi. Quindi se anche le generazioni più mature, o meglio i cosiddetti genitori, forniscono un esempio negativo in tal senso, poi non ci possiamo stupire se
i giovani utilizzano questi strumenti allo stesso modo. Detto questo, le agenzie di intelligence, diciamo che non è loro compito fornire queste indicazioni, perché appunto si occupano di altro, devono tutelare quelli che sono gli interessi nazionali e la sicurezza nazionale. Queste attività di sensibilizzazione vengono svolte sia dalla scuola, dalle università, ma anche dagli organismi di polizia giudiziaria, e che poi sono quelli a cui bisogna rivolgersi in caso di violazione dei propri dati. Le agenzie di intelligence chiaramente possono utilizzare, come dicevo, queste informazioni presenti all'interno della rete per finalità che sono riconducibili, ripeto, alla sicurezza nazionale e alla riduzione di quelli che possono essere i rischi per la sicurezza nazionale. Quindi, ad esempio, le attività condotte nel campo appunto del terrorismo internazionale sul piano della raccolta delle informazioni all'interno del mondo virtuale hanno prodotto risultati significativi. Aggiungo solo questo, sono perfettamente d'accordo con il prefetto e con Robert sul piano che le tecnologie possono aiutarci a raccogliere informazioni, anche a individuare quelle che possono essere le decisioni più giuste da assumere in un particolare momento, ma l'uomo in campo, l'operatore in campo, a mio modesto parere, non potrà essere sostituito. Facevo un esempio a tal proposito in un contesto diverso. Noi possiamo utilizzare i droni, possiamo utilizzare i satelliti, ma se non inseriamo un infiltrato all'interno di una cellula terroristica, di un edificio dove si sta consumando un incontro particolare, non avremo mai un'informazione reale, corretta, ma che soprattutto possa essere analizzata dall'operatore di intelligence, perché raccogliere le informazioni è possibile ad ampio spettro e con strumentazioni di tipo diverso, ma l'occhio dell'uomo, l'occhio dell'operatore di intelligence, dell'analista è fondamentale per capire esattamente qual è lo scenario. Ecco, ma che vantaggio traggono, lo chiedo al dottor Gorelick, le grandi potenze internazionali, nello specifico facendo un esempio la Cina, con i suoi dispositivi e anche con le sue applicazioni nel poter leggere parte dei nostri dati, nel poterci in qualche modo spiare? Qual è il vantaggio in termini economici e politici di questa attività oggi? Io comincerei piuttosto per parlare del vantaggio di spionaggio, cioè che il spionaggio comincia sempre con un obiettivo, quindi dobbiamo sempre individuare un obiettivo. Dopo dobbiamo raccogliere delle informazioni su questo obiettivo o una persona, no? Quando abbiamo individuato un obiettivo e abbiamo bisogno di raccogliere delle informazioni per meglio sviluppare questo obiettivo in vista di reclutarlo, queste informazioni sono già sui social media, quindi forse ci sono delle leggi per proteggere queste informazioni all'interno del paese, ma queste leggi non si applicano ai servizi di spionaggio all'estero. Certo. Quindi i cinesi, per esempio, che possono raccogliere delle informazioni sugli americani, sugli europei, per avere delle informazioni per dopo reclutare persone, è un vantaggio enorme. Dopo possiamo parlare dal punto di vista di spionaggio commerciale. Sappiamo molto bene che, per esempio, i cinesi sono sempre molto attivi in Italia per prendere industriali di questo paese in tutti i settori, e quando possono vedere tutti questi segreti che sono esposti apertamente sull'internet, non hanno bisogno di mandare una spia. Dobbiamo anche fare una abbiamo parlato di informazione e disinformazione. Dobbiamo anche dire che ci sono delle informazioni che sono clandestine e che non sono clandestine. Quindi informazione clandestine che o non clandestine sono raccolte facilmente adesso con OSINT,
open source information, ci sono tante informazioni, però per raccogliere questi ultimi pezzi di informazione, queste sono informazioni clandestine, abbiamo bisogno di spionaggio per questo. Certo. Io direi ancora una cosa, sì. Perché abbiamo parlato dell'importanza delle spie e delle persone. Quando vediamo la situazione adesso, la crisi con la Russia, possiamo parlare delle sanzioni europee e americane contro la Russia, se mai la Russia entri in Ucraina. Però per capire veramente ciò che è il calcolo del presidente Putin, abbiamo bisogno di qualcuno che è vicino da lui. È l'unico modo di capire veramente se possiamo prevedere prevenire un attacco o no con queste sanzioni. Certo, ma non sarà facile spiare un capo di Stato che è stato capo del KGB, però insomma effettivamente è una fase di svantaggio che noi abbiamo. Al momento gli abbiamo mandato Macron, speriamo che basti per la pace e per la sicurezza in Europa. Allora io vorrei allargare invece al nostro territorio il ragionamento con il prefetto di Chieti Armando Forgione, perché nel nostro piccolo Abruzzo, regione insomma che conta 1.300.000 abitanti, abbiamo infrastrutture molto rilevanti anche di sicurezza nazionale, penso a Telespazio, penso proprio qui in provincia di Chieti alle strutture dell'industria dell'aeronautica militare e appunto anche dello spionaggio. Ecco, queste infrastrutture come vengono intanto tutelate dal punto di vista della sicurezza e che tipo di impatto hanno con la vita normale, la vita ordinaria dei nostri territori, eccellenza? Anche su questo dobbiamo dire che il nostro paese è un po' all'avanguardia rispetto ad altri paesi europei. Lo dico veramente con una punta d'orgoglio, perché ho avuto la fortuna di partecipare alla realizzazione la messa a punto di decisioni a livello centrale che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministero dell'Interno ha posto in essere a partire dal 2004. Voi ricorderete tutti quanto in quell'anno ci furono una serie di attentati alla metropolitana a Londra, alle stazioni in Spagna di Tocha, al triplice attentato che fu fatto a Sharm el-Sheikh, insomma una serie di attentati che avevano un po' ribaltato l'orizzonte dei tipi di attacchi che venivano portati in essere dai terroristi, così come nel 2015 poi ne abbiamo assistito ad altre tipologie di attacco, senza citare ovviamente l'11 settembre. Queste tipologie di attacco fecero pensare ai nostri vertici allora del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Ministro dell'Interno, si domandarono: ma noi siamo pronti a difenderci da un attacco di questo genere? Perché, come giustamente veniva detto poc'anzi dai interlocutori che sul campo dell'intelligence possono dire la loro a pieno titolo, noi spesso ci dimentichiamo però che è vero sì attaccare per poter reperire informazioni, attaccare per poter carpire quelle che possono essere notizie fondamentali sulle quali poi dovranno essere prese decisioni, come diceva il dottor Gorelick, per capire se ci sarà un'invasione o meno, e questo è un fatto fondamentale. Di pari passo però va portato avanti il sistema difesa, che non è la difesa nazionale, perché ormai è quello che era una volta il Ministero della Difesa, oggi diciamo andrebbe, secondo me, mio modesto avviso, ripensato. Oggi la difesa si fa anche prevenendo, e la prevenzione non è solo un'attività di polizia giudiziaria o un'attività di intelligence, ma anche quella di mettere a punto un sistema di difesa nell'eventualità, auguriamoci mai, dovessimo subire degli attacchi. E così nel 2004 fu pensato il piano nazionale antiterrorismo, che poi prevedeva dei piani discendenti a livello regionale e soprattutto provinciale, cioè ogni provincia si è dovuta dotare di un piano provinciale antiterrorismo, nel quale vanno a confluire gli obiettivi sensibili e la difesa degli obiettivi sensibili che insistono su quelle province.
Il piano prevede che cosa? Quali sono gli obiettivi, enumerarli, citarli quasi tutti e capire quale sistema di difesa, non la difesa che esiste in termini così concreti e fattivi, ma la difesa del bene o delle, diciamo, per evitare che vite umane possano poi essere perse in un momento in cui ci dovesse essere un attacco. E quindi mettere insieme questo sistema non è una cosa semplice, perché noi scoprimmo, nostro malgrado, dall'analisi dei dati che ci erano stati messi a disposizione dalla polizia spagnola, che il più grande numero di vittime era stato dovuto sì all'attentato, ma soprattutto al ritardo della macchina dei soccorsi, perché si congestionò talmente l'area che sia per arrivare sul posto che per andar via dal posto e portare via le vittime, i feriti, il tempo fu, come dire, non fu sfruttato in termini positivi, ma purtroppo le vittime decuplicarono. Ragione per cui, ecco, anche quel pensare a come poter isolare l'area, fare in modo che dall'area, che viene definita così in gergo cratere, si possa entrare, uscire e muoversi per poter portare i soccorsi e eventualmente evitare, ripeto, che ci possano essere altre vittime, questo già diventa un vero problema. Quell'anno, devo dire, quando si pensò al Piano Nazionale Antiterrorismo, furono istituite due fondamentali novità. La prima, l'unità di crisi a livello centrale, governata dal Ministro dell'Interno e da tutti i capi della Polizia, dei vertici dell'Arma, della Guardia di Finanza, delle intelligence, che a livello centrale hanno una loro sede nel Viminale, nell'eventualità, ripeto, che non accada mai una cosa di questo genere. L'altra seconda grandissima novità, che è rimasto un unicum, possiamo dirlo, a livello anche europeo, è la creazione del CASA, cosiddetto CASA, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, un tavolo che si raduna quasi tutte le settimane, e a capo del quale c'è il direttore centrale della Polizia di Prevenzione, cioè dell'antiterrorismo italiano, sì. E dove siedono tutti, devono siedono l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, le varie agenzie, e di volta in volta possono essere chiamati il capo del DAP, cioè per l'amministrazione penitenziaria, o altri vertici che possono portare notizie, e si condividono le attività di polizia giudiziaria con le notizie di intelligence, di modo, sì, che l'azione possa essere un'azione coordinata e non come magari avveniva una volta, dove come dire, l'attività di polizia giudiziaria sotto egida dei magistrati andava in un senso e l'intelligence in un altro. Ecco, oggi non è più così. E a livello locale si riesce a fare qualcosa di analogo? A livello locale noi abbiamo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è istituito, come sapete, con la riforma dell'81, che ha assunto sempre più una veste, come dire, quasi di punto di riferimento, di condivisione di queste notizie, per poter agire sia in via preventiva, non dico in termini di intelligence, ecco, perché non ne abbiamo il piano potere. Antiterrorismo esiste anche nel territorio della provincia di Chieti? Lei ha fatto bene a farmi questa domanda, perché proprio qualche settimana, una decina di giorni fa, abbiamo approvato il piano antiterrorismo, lo abbiamo rivisitato, perché prima esistevano dei piani che si chiamavano turbamento, era una vecchia edizione, che meglio che la lasciamo e la consegniamo alla storia. Oggi c'è il piano nazionale, il piano provinciale antiterrorismo, che è stato messo a punto, devo dire, con la collaborazione di tutte le forze che sono presenti sul territorio, ed è stato, come dire, è diventato anche quello un piccolo gioiello da poter, certo, conservare, ma soprattutto va sperimentato, perché poi a questo devono seguire esercitazioni che metteranno a punto ancora meglio quelle piccole cose che non possono essere scritte a monte, ma che sono frutto proprio dell'esercitazione stessa. Molto bene, ora ci fermiamo per qualche istante, tra poco torneremo in studio anche per trarre le conclusioni di questa nostra, credo e sono certo, interessante conversazione. Allora, siamo tornati in studio, stiamo parlando di Spycraft Revolution, l'ultimo saggio del professor Antonio Teti, al quale pongo una domanda che, insomma, a cui ha cercato anche di dare delle risposte, comunque dei modelli di analisi nel suo saggio. Vale a dire, oggi non ci sono più gli interlocutori tradizionali sullo scenario mondiale, perché, insomma, ci sono gli stati, ci sono i governi, c'è l'Europa, ci sono le superpotenze, ma ci sono soprattutto i giganti dell'informazione online, vale a dire le grandi aziende di comunicazione e non soltanto di comunicazione, ma anche di affari online.
Facebook, Google, chi gestisce questo mondo di social. Se si è stati così capaci, Teti, di interdire ad un, comunque la si pensi, ad un presidente della Repubblica in carica, un presidente americano in carica, quindi all'uomo più potente del mondo, se vogliamo, l'utilizzo di un social da parte di una, di un soggetto che è un soggetto privato come Twitter, allora voglio dire, io credo che anche lì ci sia un problema per quel che riguarda chi si occupa di intelligence per i governi. Beh sì, io a tal proposito amo sempre ricordare un episodio riconducibile al periodo in cui era presidente degli Stati Uniti Barack Obama. E allora un bel giorno Barack Obama salì sul suo Air Force One e si recò in visita da Mark Zuckerberg, gran patron di Facebook, di Instagram, di Twitter, di tutti i maggiori social utilizzati a livello mondiale. Per parlare di cosa? Per parlare del potere delle informazioni. Allora, la novità risiede proprio in questo aspetto, cioè il Presidente degli Stati Uniti che si reca in visita da un poco più che trentenne per parlare del futuro delle informazioni. Naturalmente, normalmente si viene ricevuti dal Presidente degli Stati Uniti. Allora, questo aspetto è indicativo, a mio modesto parere, perché dà un'esatta connotazione della potenza di questi cosiddetti big player che si muovono nel mondo virtuale con applicazioni che vengono utilizzate da, si parla ormai di circa 4 miliardi di utenti, praticamente quasi tutta la popolazione mondiale, con social diversi naturalmente, però stiamo parlando nel caso di Facebook, ma solo per fornire qualche dato, stiamo parlando di circa 2 miliardi e 600 milioni di utenti. Ora, cosa significa questo? Che Zuckerberg può disporre di, e diciamolo in maniera anche chiara, di qualcosa come 2 miliardi e 600 mila fascicoli personali, tanto per ricondurci a una terminologia spionistica. E questo la dice lunga perché questi dati, lo ripeto ancora una volta, possono essere assemblati tra loro attraverso, mi perdonerete per questa divagazione un po' tecnologica, ma possono essere questi dati assemblati attraverso piattaforme di intelligenza artificiale. Parliamo di, per il pubblico, di computer che utilizzano degli algoritmi opportunamente creati che sono in grado di fare cosa? Di assemblare una serie di informazioni sulla base di indicazioni che vengono fornite a questi algoritmi, quindi a questi computer. Ora, la potenza di una piattaforma che si chiama di machine learning, di apprendimento automatico, risiede nella capacità di questo dispositivo di imparare anche dagli errori che commette. E stiamo parlando di sistemi che non hanno, come nel caso degli esseri umani, bisogno di riposare, di dormire, di mangiare, no, ma lavorano 24 ore su 24 e quindi raccolgono, assemblano queste informazioni. Ora, la domanda è, chi ci dice che poi queste informazioni raccolte da Google, raccolte da Zuckerberg, non possano essere utilizzate per finalità diverse? Sono utilizzate, come ben sappiamo, per scopi commerciali, quindi se noi facciamo qualche ricerca, ed è una cosa che abbiamo notato tutti all'interno della rete attraverso il web o attraverso un social, poco dopo riceviamo una serie di informazioni su un particolare tipo di prodotto che abbiamo visionato, oppure su un gruppo particolare o su un'area di interesse particolare. Quindi cosa significa questo? Significa che oltre ad essere utilizzate le nostre informazioni per creare, per esigenze diverse, dei prodotti di intelligence, vengono utilizzate anche per cercare di condurre delle attività di condizionamento psicologico. Lo abbiamo visto e lo abbiamo analizzato anche sul piano del terrorismo, perché voglio solo citare quello che è stato il cyber caliphate per l'ISIS, cioè il braccio tecnologico dell'ISIS che veniva utilizzato proprio per condurre delle campagne di propaganda e di persuasione tecnologica. Voglio ancora ricordare un elemento importante, che è quello dei foreign fighters.
Stiamo parlando all'epoca del reclutamento di circa 30.000 foreign fighters che furono reclutati anche per buona parte sulla base di un percorso di reclutamento effettuato attraverso delle metodologie, ma attraverso la rete, metodologie di reclutamento psicologico, di persuasione, di propaganda. Quindi non stiamo parlando soltanto di informazioni che possono essere utilizzate ad ampio spettro per motivazioni diverse, ma stiamo parlando anche della possibilità da parte di chi gestisce ad esempio i social, di chi gestisce il web e strumenti di questo tipo, di poter condurre delle operazioni psicologiche, di persuasione, di condizionamento psicologico. Certo. Per quali motivazioni? Motivazioni politiche, motivazioni di tipo social, e commerciali e industriali. Quindi questo è un aspetto su cui bisognerebbe un attimino riflettere. Io prima di salutare e ringraziare tantissimo il dottor Gorelick per il contributo prestigioso che ha dato alla nostra trasmissione, gli chiedo anche alla luce di quello che ha sentito in particolare dal prefetto Forgione, ma soprattutto alla luce di tanti anni di lavoro qui in Italia, che idea si è fatto dei servizi italiani, delle agenzie italiane, della qualità dello spionaggio e del controspionaggio italiano, del modo in cui tutelano questo nostro territorio, il grande bene della sicurezza, del modo in cui effettuano anche controspionaggio. L'Italia che voto merita in pagella, dottor Gorelick? No, c'è un'altissima qualità di intelligence qui in Italia, questo è certo. Quando io ho passato molto tempo in America Latina, sono tornato a Washington per lavorare un po' con il mondo e ho cominciato, il primo paese dove sono andato era l'Italia per parlare con all'epoca Sismi, perché Sismi era così importante per gli americani lavorando dappertutto al mondo. C'è un'esperienza qua, perché come ha detto il prefetto, questo è un mestiere di intelligenza, un po' come la polizia, anche lavorare come poliziotto è un lavoro di esperienza, il lavoro di spia è la stessa cosa, quindi c'è questa qualità che è molto importante in Italia di spionaggio e anche di controspionaggio. Vediamo che dappertutto dove ci sono attacchi terroristici e pensiamo sempre che dove sarà il prossimo, ma in Italia fino adesso abbiamo la fortuna di non avere avuto questo problema. E questo non è per i servizi di intelligence, i servizi e forze dell'ordine, anche la cultura italiana e la società italiana che fa che penso che gli stranieri sono integrati molto meglio in Italia da fuori. E come dice il prefetto, anche le strutture regionali e la coordinazione che è così importante. Questa è una cosa che gli americani hanno capito molto bene dopo l'11 settembre, è che ci vuole molto più di coordinazione che c'era prima, e dappertutto in America ci sono questi gruppi di coordinamento, esattamente come ha detto il prefetto, sul livello regionale in Italia. Quindi io direi che per i servizi interni, il servizio interno, e per il servizio per AESE e AESI, però per AESE che ha lavorato molto con AESE per molto tempo, c'è una stima di questa agenzia dall'estero e non solo dagli americani, ma anche di tutti i servizi collegati. Grazie Robert Gorelick. Naturalmente io voglio concludere con una riflessione anche legata all'attualità del prefetto Forgione, perché insomma abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora la fase della pandemia e ne stiamo uscendo per fortuna, insomma le notizie di questi giorni ci fanno sperare in scenari più tranquilli, però c'è stato un momento in cui anche per l'ordine pubblico si è temuto. Ci sono state un paio di fasi, quella iniziale in cui i provvedimenti del governo e soprattutto le chiusure, le prime chiusure hanno determinato rischi di scontri sociali nelle piazze, cosa che nella nostra regione non si è verificato, e c'è stata questa seconda fase in cui la campagna Novax si è un po' saldata con un certo estremismo politico. Ecco,
da questo punto di vista, dal suo osservatorio, non diciamo nel nostro territorio, in cui bene o male spero che le cose siano abbastanza tranquille, ma generale, qual è lo stato di allerta, insomma, del Ministero degli Interni, delle forze di polizia e anche quelle di intelligence rispetto a questi fenomeni legati specificamente alla pandemia? Io la ringrazio di questa domanda perché diciamo che uno dei fronti sui quali ho deciso di impegnarmi maggiormente, proprio perché per circa 12 anni mi sono occupato di ordine pubblico a livello centrale, era proprio quello di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica, tenendo sotto controllo quello che è il discorso della pandemia a livello provinciale, perché quello è il compito che mi viene affidato. E il tavolo che ho creato, denominato appunto Salus Espes, che sembra una cosa un po' inventata, ma in realtà salus significa anche sicurezza, perché non c'era una parola simile in latino, quindi per cui salute sì, ma anche sicurezza, mi ha dato l'indicazione e mi ha fatto rendere conto quanto sia importante tenere sotto controllo la salute, perché da lì ne deriva la sicurezza. Io ho avuto un maestro, e lo voglio citare, mi piace citarlo, perché è stato veramente un mio maestro vero di vita, ma anche nell'ambito della Polizia di Stato, che è stato il prefetto Antonio Manganelli, il compianto prefetto Antonio Manganelli, capo della Polizia all'epoca, il quale ha dato a noi, suoi allievi posso dire, dell'epoca, un indirizzo molto chiaro, che era quello di dare possibilità alle fazioni e a coloro i quali hanno necessità di protestare, di trovare lo spazio per poterlo fare in sicurezza. Sembra strano. Cioè, una protesta è meglio che venga fuori piuttosto che venga repressa. Qualunque organizzazione di qualunque evento era meglio svolgerlo piuttosto che vietarlo. Ecco, dico questo che è una filosofia di vita che è un po' difficile da spiegare in termini concreti, ma anche per quello che riguarda la pandemia, io ho cercato nel mio piccolo, seguendo quelle che sono le direttive del governo e del ministro dell'interno, di fare in modo che non si avvertisse il peso di una situazione che fosse solo repressiva. Il tavolo è servito a questo, a dare a tutti i sindaci, l'azienda sanitaria locale e a quanti altri attori di questo fenomeno, di poter dire a loro e di trovare ognuno lo spunto e la soddisfazione in una idea o in un proposito che veniva portato avanti. Forse è stato probabilmente all'epoca qualcuno ci accusava di essere un po' semplicisti in questa, ma io voglio portare come esempio quello che è stata la creazione appunto di quell'invenzione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive, sì. Che era, come lo chiamava il compianto prefetto, uno sfogatoio, cioè dove tutti andavano là e dicevano la loro, però alla fine si usciva con un'unica decisione, che era la decisione dalla quale nessuno si poteva discostare. Per cui una volta che si era deciso, per dire, di fare una partita a porte chiuse, faccio un esempio banale, poi nessuno poi sul giornale andava a dire il giorno dopo, ma io non ero d'accordo, perché certo. Si era d'accordo tutte le componenti del calcio. Questo, diciamo che quel modello nel piccolo l'ho trasportato per quello che riguardava la sicurezza sanitaria. Quindi condivisione preventiva. Condivisione e dare a tutti la possibilità di dire la propria idea, anche a chi non la pensa proprio come te. E di oggi il fatto di dire che l'intolleranza genera violenza. Certo. E quindi per cui ho pensato che forse in questo caso, ribaltando il tavolo, si potesse raggiungere una sicurezza partecipata, come usiamo dire. Bene, io ringrazio Armando Forgione, ringrazio Antonio Teti, ringrazio, se ancora in collegamento, Robert Gorelick per il contributo che ha dato alla nostra conversazione, e invito tutti i nostri telespettatori che insomma si sono incuriositi della nostra discussione di andare a leggere, di trovare in libreria girare le pagine una dopo l'altra sempre più interessanti dei libri di Antonio Teti. Questo Spycraft Revolution ci racconta così chi siamo oggi, ci racconta anche qualche piccolo mistero che non abbiamo svelato nella nostra trasmissione, qualche retroscena, quello che si può dire di un mondo in cui si può dire poco o quasi nulla, e quindi con questa scrittura, con questa capacità anche comunicativa, Antonio, che è un abruzzese appunto, ha
regalato alla comunità internazionale questo saggio che ha avuto grandi apprezzamenti, così come quello prestigiosissimo di Robert Gorelick che ne ha curato la prefazione. Io ringrazio davvero tutti loro e ringrazio i nostri telespettatori. Ci vediamo venerdì prossimo alla stessa ora. Arrivederci.